Cari amici, utenti, appassionati di storiografia militare, buonasera e buon anno! Buon anno da Venezia 90. Sì, oggi come primo video dell'anno non avrei mai immaginato di iniziare un anno nuovo con un mio canale YouTube. Volevo dedicare un video ad un reparto speciale, un reparto d'élite, un battaglione, per la precisazione, appartenente alla nostra Regia Aeronautica, ovvero sia questa sera vi parlerò degli ADRA, Arditi Distruttori della Regia Aeronautica. Potete vederlo in foto qui di questa rivista, un rivocatore che indossa tutta la tenuta da combattimento dell'ardito distruttore della Regia appartenente alla Regia Aeronautica. Le informazioni le prenderò dalla rivista Uniformi, il numero 33, risalente al novembre del 1993. Rivista ormai datata, però completa e che parla di argomenti molto molto interessanti. Io l'ho recuperata alla Galleria del Libro a Mestre, dietro Piazza Erminio Ferretto, veramente una libreria che ha un sacco di materiale, ha veramente di tutto per quanto riguarda la storia e la storiografia militare. Veramente, se capitate a Mestre, fateci un salto perché è una libreria che merita la visita e veramente, se siete degli appassionati di storia, trovate qualsiasi materiale, qualsiasi libri e contenuti che vi possono interessare, veramente ci trovate di tutto. Bene, andiamo avanti e torniamo a noi. Allora, questa sera appunto vi dicevo, vi parlerò degli arditi distruttori della Regia Aeronautica. Essenzialmente erano un battaglione di paracadutisti che non si differenziavano del resto dai paracadutisti appartenenti al Regio Esercito, ma di conseguenza furono creati nel tardo novembre del 1942, quindi già a battaglia di El Alamein conclusa. E che appunto vediamo lo sfondamento e l'inseguimento dell'ottava armata comandata dal maresciallo Montgomery all'inseguimento dell'armata italo-tedesca per poi abbandonare la Libia e andare ad abbarbicarsi in Tunisia, dove appunto verranno cerchiate e definitivamente distrutte nel maggio 1943. Contrariamente a quello che si pensa, gli arditi distruttori della Regia Aeronautica, contrariamente a quello che spesso si dice in giro, furono un battaglione che vennero impiegati in combattimento in operazioni speciali, però purtroppo ormai nelle ultime fasi della campagna in Africa settentrionale, quando esattamente gli eventi che riguardavano la caduta del fascismo e l'armistizio erano già praticamente nell'aria. Parliamo più o meno del giugno-luglio 1943. Appunto, il reparto, il battaglione, venne creato nel tardo novembre del 1942 da parte dello Stato Maggiore, richiesto dallo Stato Maggiore della nostra aviazione, con il compito di svolgere la sua attività in zone e settori di esclusivo interesse aeroportuali, cioè compiti essenzialmente connessi ad azioni offensive e difensive, aventi come obiettivi attrezzature, materiali, installazioni, impianti e servizi di origine aeroportuale. Il battaglione venne comandato dal capitano Araldo De Angelis, già comandante del reparto paracadutisti della Regia Aeronautica e poi di conseguenza guidato dall'aprile del 1943 dal tenente colonnello Edvino Dalmas. Scusate che il tenente colonnello Edvino Dalmas era già comandante del battaglione paracadutisti della Regia Aeronautica che si distingue in Tunisia a Jebel Abwa. L'addestramento di tale unità era caratterizzato da un rapido ma efficace addestramento dei 300 uomini selezionati che avvenne nell'inverno 42-43 e comprende un corso avanzato per paracadutisti
costituito da 4 lanci diurni terrestri, 2 lanci diurni in acqua, 2 notturni terrestri e 2 notturni sempre in acqua. L'addestramento paracadutistico ha luogo presso la scuola di Tarquinia, la stessa dove venivano addestrate le divisioni paracadutisti come la Folgore e i Carabinieri Reali Paracadutisti, e gli avieri, che non sono già paracadutisti all'inizio del corso, conseguono il brevetto dopo i primi 6 lanci ad altezze variabili tra i 250 e i 120 metri. Praticamente aprivano il portellone dell'aereo e già dovevano aprire il paracadute. Quindi potete immaginare a questi arditi, a questi paracadutisti, cioè i coglioni gli fumavano per poter effettuare dei lanci quasi praticamente al suolo. Come se ciò non bastasse, essi frequentano il corso per guastatori e sabotatori a Civitavecchia, che permette addestramenti con lanci e riunioni di pattuglia in aree ristrette con uso di esplosivi, a compendio del corso sabotaggio ed apparecchi al suolo. Nell'aprile del 1943 gli ADRA effettuano un corso di combattimento ravvicinato comprendente lotta giapponese, pugilato, lancio del pugnale e tiro di precisione con armi in dotazione eppure con armi chimiche, la caratteristica che andava a distinguere l'acronimo di Ardito, appunto arti marziali, e il combattimento a mani nude, di cui appunto per gli arditi era la loro specialità. Si sa che comunque le missioni del reparto di questo battaglione molto spesso non garantivano il biglietto di ritorno a casa, quindi allora erroneamente vengono assimilati i kamikaze giapponesi. Allora, per quanto riguarda il coraggio, nulla da dire, però sono due cose oggettivamente molto differenti l'uno dall'altro, quindi non do molto atto a quello che mi scrive qui la rivista Armi Uniformi. Ecco, appunto, parlando dell'uniforme che caratterizza un ardito istruttore, era caratterizzata dalla tipica divisa in panno grigio-azzurro della Regia Aeronautica. Ecco, qui potete vederne una fotografia, sempre di un revocatore. Eccola qui. Caratterizzata da una giubba di lana grigio-azzurra e pantaloni. Una circolare del gennaio del 1943 prevede l'uso esclusivo di un maglione grigio-azzurro, un maglione a girocollo di questo tipo, anche questo tipico dei reparti arditi già nella Prima Guerra Mondiale, e per il resto l'abbigliamento e l'equipaggiamento è identico a quello dei paracadutisti del Regio Esercito, la Folgore appunto, e anche della Regia Marina. L'elmetto è il modello 1941-42 con paranaso e spesso ricoperto del telino mimetico modello 1942. Ve lo faccio vedere sempre in fotografia, è esattamente questo qui. Schema mimetico utilizzato sempre dai paracadutisti fino alla fine degli anni 80, basato sulla mimetica policroma M29. Qui possiamo vedere il distintivo con il gladio e il distintivo di paracadutista sul braccio sinistro dell'aviere. E andando avanti con l'abbigliamento, i pantaloni erano quelli appunto in panno grigio-azzurro, caratteristici dei paracadutisti, con i lacci alle caviglie e larghi come struttura. Gli stivaletti erano caratterizzati da questi stivaletti da lancio per paracadutisti fatti in cuoio di vitello nero ingrassato con suole e tacchi in gomma nera di marca Croda, che anche qui andiamo a sfatare il mito dell'esercito italiano aveva le scarpe di cartone. Eccoli qui, ragazzi, abbinati a delle ginocchiere, perché i paracadutisti avevano anche la caratteristica di avere le ginocchiere proprio per attutire i colpi ai lanci dovuti agli aviolanci, e insomma, notate la qualità e
La buona manifattura delle scarpe, altro che scarpe di cartone. Allora, io ho capito che sto parlando di un reparto d'élite, ma già anche questa foto dovrebbe far capire che noi italiani non è che proprio eravamo andati a combattere con le pezze al culo, anzi, avevamo degli ottimi materiali e seppur stiamo parlando di aeronautica, erano degli ottimi stivaletti fatti di ottima fattura e di un ottimo cuoio. Quindi, insomma, mi pare che sia l'ennesimo esempio di esercito italiano, scarpe di cartone, mito essenzialmente da sfatare, dato che noi italiani siamo sempre i primi a parlare male delle nostre forze armate. Qui vi mostro un'altra fotografia di un'adra, sempre stiamo parlando di un rievocatore, naturalmente, in tenuta da combattimento e da lancio. La divisa di ordinanza era caratterizzata dal basco, sempre in colorazione grigio-azzurra, ed era praticamente lo stesso utilizzato dalla Regia Marina e dai paracadutisti del Regio Esercito, solo però in panno grigio-azzurro. L'elmetto, per l'appunto, era il classico modello 1941-42, lo stesso in dotazione al Regio Esercito e che le nostre forze armate hanno avuto fino alla metà degli anni 90. Abbiamo anche delle foto e dei video riguardanti i nostri reparti Parà che li utilizzano durante le operazioni in Somalia nel 93 ed è lo stesso elmetto. Ginocchiere, il paracadute, vi mostro una bella fotografia del paracadute in dotazione ai nostri Avra, eccolo qui, il modello IF-41 SP, vedetelo qui in foto, abbinato a un'altra fotografia sempre di un rievocatore in tenuta d'ordinanza. Ed ecco qui un'immagine completa di profilo di un nostro ADRA in tenuta da combattimento. Pantaloni, ginocchiere, stivaletti in cuoio, guantoni, tuta da lancio, paracadute ed elmetto M41-42. Passiamo all'armamento. L'ottimo armamento era caratterizzato dal moschetto automatico Beretta progettato da Tullio Marengoni in calibro 9x19 Parabellum, il famosissimo MAB, ottima arma che ve la mostro qui purtroppo. Allora, si vede abbinato al loro giubbotto portacaricatori, diciamo un antesignano dei moderni Chesterig, chiamato Samurai, a fianco potete notare la sagoma del MAB 38, che era appunto un gran bel mitra, un'ottima arma, di ottima fattura, sparava molto bene, l'unico problema è che era molto molto costosa. Che appunto il MAB 38 con un approvvigionamento di 6 caricatori da 40 colpi ciascuno, messi in appositi portacaricatori a 6 scomparti, cucito su di una custodia per il mitra. Il cosiddetto samurai, il giubbotto portacaricatori portamunizioni, non veniva però utilizzato in combattimento, dopo il lancio veniva abbandonato. L'armamento era caratterizzato dalla validissima pistola, sempre di fabbricazione Pietro Beretta, la modello 34, ottima pistola, in servizio presso le nostre forze armate fino alla metà degli anni 80, in calibro 9 mm corto. E con due caricatori. La dotazione è completata da pugnale da combattimento, tipico degli arditi, 6 bombe a mano, custodite 3 in ogni tasca della tenuta da lancio, 4 cartucce di esplosivo plastico T4, 6 bombe incendiarie ed esplosive, detonatori automatici e miccia di vario tipo, micce diverse, razzi di segnalazione, nonché una torcia elettrica. Non male, non male per un esercito che di solito eravamo abituati a venire definiti con le pezze al culo. Pensiamoci un attimo quando diciamo questa cosa. Le razioni di viveri comprendevano preparati vitaminici a secco, frutta, latte concentrato, caffè in polvere, tavolette di zucchero, cognac, fiammiferi, sigarette, 3 borracce, di cui 2 d'acqua e una di surrogato di caffè, più i pacchetti di medicazione caratterizzati da simpamina in confetti o morfina in fiala, binocoli, orologio, temperino, bussola,
e mappa in seta con eventuali lotti di scambio riposte in posto poco accessibile da utilizzare in caso di rottura e moneta di valuta straniera. Qui vi mostro il fregio, il distintivo dei parà della Regia Aeronautica. L'aquila, il simbolo del paracadute, più il fascio littorio che caratterizzava la nostra aviazione. Che dire, ragazzi, gli Adria di certo non avevano un cattivo equipaggiamento, anzi, l'unica nota dolente però è che non erano dotati, non erano muniti di vanga. Quindi, quando loro venivano aviolanciati, per nascondere il paracadute e il materiale da lancio, dovevano utilizzare il calcio del MAB per poter scavare le buche. Questo è un problema, un difetto che purtroppo i nostri stati maggiori non risolvettero mai. L'Adra in azione viene lanciata sempre di notte tra i 200 e i 250 metri da terra, cosa resa necessaria dal fatto che tutte le pattuglie sono provviste di zainetti supplementari, carichi di esplosivi ed equipaggiamento speciale. Ecco qui una foto di un gruppo Adra in tenuta da combattimento pronto a partire per il Nord Africa nel giugno del 1943. La foto è parecchio nitida, si fa fatica a vederla, ma notate l'ottimo equipaggiamento e le ottime forniture di materiale con cui venivano dotati questi super uomini, questi Superman, chiamiamoli con il suo nome. Allora, che dire, il loro primo impiego operativo lo videro durante l'operazione Campi Africani nel luglio del 1943, giugno-luglio 1943, ormai praticamente a sbarco alleato in Sicilia, ormai praticamente imminente. Nella notte del 13 giugno, per l'appunto, circa 150 paracadutisti italiani sono stati lanciati in varie zone dell'Africa settentrionale allo scopo di sabotare gli aeroporti e le altre installazioni militari in mano agli alleati. La campagna di Tunisia è già conclusa da un mese, le forze dell'asse hanno abbandonato totalmente l'Africa e questi reparti di sabotatori paracadutisti vanno a cercare di neutralizzare gli aeroporti alleati per l'imminente invasione della Sicilia. I paracadutisti sono stati lanciati in località molto distanti, purtroppo dagli obiettivi previsti, causa che in quei giorni c'era un forte vento sull'Africa settentrionale. Gli aerei, i Savoia Marchetti 82 da trasporto, sbagliarono il lancio e praticamente questi parà finirono direttamente in mano nemica. Ci fu un rapporto della rivista Air Force dell'ottobre del 43 che parlava che sapevano già gli alleati, grazie ai loro ottimi servizi di intelligence, quindi niente storia di traditori da parte della Regia Marina o di comandanti della nostra aviazione, anzi, ripeto, gli alleati avevano un ottimo servizio di intelligence più le decriptazioni da parte di Ultra Secret, quindi di conseguenza si sapeva che l'operazione perpetrata dagli Adra era già stata organizzata e a nessuna delle 14 pattuglie di paracadutisti volontari più 10 del nono reggimento del decimo reggimento Arditi è stato detto che gli alleati li aspettavano sia in Algeria, sia in Tunisia che in Libia. Quindi sì, appunto, il discorso qual è stato? Le zone d'atterraggio furono praticamente mancate e questi uomini furono sbattuti e aviolanciati a 100 km di distanza dagli obiettivi, fallendo completamente la missione. Il coraggio non mancò, però purtroppo vennero catturati e di conseguenza questo reparto non venne più impiegato. Per questo motivo gira la leggenda che il battaglione Adra, Arditi Distruttori Regia Aeronautica, non fosse mai stato utilizzato e non fosse mai entrato in azione. Invece furono utilizzati con un'azione studiata, preparata, però ahimè ormai il servizio intelligence alleato era già a conoscenza del loro utilizzo, della loro missione e di conseguenza più gli errori da parte dei nostri avieri
fecero sì che il battaglione arditi gli istruttori, finì praticamente in mano alleate ancora prima di iniziare. Che dire, un ottimo reparto, ottimamente addestrato, però purtroppo troppi pochi, troppo pochi e troppo tardi. Quindi ragazzi, ho voluto dedicare questo video ad un reparto di cui se ne conosce poco, di cui non se ne parla quasi mai, che pure però fecero parte della nostra Regia Aeronautica. E per Regia Aeronautica non si parla solo di Savoia Marchetti 79 Gobbo Maledetto, oppure Italo Balbo o tante altre cose, ma furono anche loro gli arditi distruttori della Regia Aeronautica. Quindi Venezia 90 con la morte a paro paro vi saluta, vi prega di mettere un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale cliccando sulla campanellina così riceverete informazioni per ulteriori miei video. E sempre con la morte a paro paro vi auguro una buona serata e a voi la linea.